Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di un film che uscirà oggi, Foxcatcher. Il film era candidato a diversi premi Oscar, purtroppo è ritornato a casa praticamente con il nulla e una delle candidature molto particolari era quella per il comico Steve Carell, che qui è irriconoscibile e davvero molto bravo. Questo film è tratto da una storia vera, il protagonista è Mark Schultz, che è il fratello minore di Dave Schultz. Entrambi sono stati dei campioni olimpici della lotta per gli Stati Uniti. Mark, il fratello minore, è interpretato da Channing Tatum, ma io non riesco nemmeno mai a dirlo troppo bene il suo nome. All'inizio noi vediamo la sua vita, che è diciamo quella di un campione dimenticato. Una vita abbastanza povera, per amici, per cose da fare, diciamo vive solamente per la palestra, ha i soldi che scarseggiano. Mark sembra molto chiuso e introverso, sempre un pochino all'ombra del fratello Dave, che è il fratello maggiore ma anche quello più noto, è quello che apparentemente sembra con una vita decisamente più felice, ha un lavoro un pochino più stabile, ha una famiglia, ha dei figli, è felice. Un giorno Mark sembra avere la sua botta di fortuna, riceve una chiamata da parte del signor John Dupont, che fa parte di una delle più ricche famiglie degli Stati Uniti. A quanto pare lui gli vuole offrire tutto, vuole pagarlo per farlo allenare da lui, vuole dargli tutti i mezzi, in nome semplicemente della rivalsa, del patriottismo e dell'amore per lo sport della lotta. Il sogno di Dupont sarebbe quello di portare entrambi i fratelli lì, però diciamo che Dave non è così d'accordo, sta bene dov'è, la sua famiglia sta bene lì, e poi la prima cosa che si domanda è: ma cosa ci guadagna Dupont? Mark invece, che non ha assolutamente nulla da perdere, ovviamente accetta al volo perché crede che quella sia la sua opportunità per sbocciare, per andare in autonomia senza il fratello. Ma la situazione man mano che noi vediamo nel film diventa sempre un pochino più complessa. Dupont è un personaggio molto enigmatico e man mano che si sviluppa il film lo diventerà sempre di più. Vi consiglio di vedere questo film perché c'è una cosa molto particolare: l'attore Steve Carell, noi siamo abituati a vederlo per i ruoli comici, un po' demenziali, un po' da commedia. Qui è molto particolare e irriconoscibile non solo per il personaggio che porta sullo schermo, ma anche fisicamente. Lui infatti ha un trucco che gli costava ogni giorno 2 ore di solo trucco. Lui interpreta John Dupont e per essere totalmente esterno, diciamo, agli attori, anche fuori dalle registrazioni e tutto, lui lasciava un muro di incomunicabilità tra lui e il resto del cast. Carell inizialmente non era proprio la prima scelta per questo ruolo e quindi ha dovuto convincere il regista di essere l'uomo perfetto. Le sue performance sinceramente mi è piaciuta molto, però quella che io ho adorato particolarmente è quella di Mark Ruffalo. Sinceramente sto tenendo d'occhio Ruffalo da un pochino, secondo me è un attore molto 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 sottovalutato, è molto bravo, si impegna tantissimo e fa tanti ruoli molto differenti, però fa sempre il comprimario, il non protagonista, è raro che abbia dei ruoli da protagonista. Ma secondo me meriterebbe un pochino di più. Ruffalo e Tatum interpretano la parte di 2 campioni olimpici di lotta e ovviamente sono dovuti allenare moltissimo prima di iniziare le riprese del film, proprio per avere un fisico credibile di queste cose. Si allenavano ogni giorno e loro non vedevano l'ora di quando è finito il film, soprattutto di non allenarsi più. Durante molte scene del film loro lottano veramente, non è che fanno finta, si sono preparati, si picchiano davvero. E addirittura in una di queste volte Ruffalo per sbaglio ha perforato il timpano a Tatum e la scena è all'interno del film. A me questo film è piaciuto, però allo stesso tempo ho un pochino dei punti interrogativi. Uno di questi secondo me è proprio Channing Tatum, che io sinceramente non riesco a vedere proprio come un bravo attore. Secondo me in questo film è perfetto per, a livello fisico, è molto credibile e tutto, però il suo personaggio è l'eterno numero 2. Cova ammirazione ma allo stesso tempo anche un pochino di invidia per il fratello che vuole primeggiare lui. Però il punto è che lui è l'eterno numero 2 anche perché è un pochino un ingenuotto. Appena arriva un tizio che gli promette mari e monti, lui ci casca e fa gli occhi a cuoricino. Appena sa di doversi trasferire da Dupont, praticamente sembra quasi che inizi il suo viaggio dell'eroe, secondo proprio, oppure tipo un film di formazione. Mark che lascia la sua casa per andare fuori, altrove, per superare delle prove, per conquistare l'autonomia, la maturazione, ma soprattutto dovrebbe portarlo verso un nuovo status sociale, più alto, più ricco, arrivando fino a conquistare la principessa, ovvero la patria, portando in alto l'onore degli Stati Uniti. Il personaggio di Tatum secondo me è caratterizzato da pochissime cose, non sembra troppo sveglio, sembra quasi uno scimmione certe volte per come cammina, sta tutto così con la mascella in avanti. Sinceramente il suo personaggio, ok, non è il massimo dell'acutezza, però a certi momenti, soprattutto all'inizio del film, a me ha dato l'impressione come se stesse interpretando il ruolo di un personaggio con dei problemi mentali. E questa cosa sinceramente mi ha un pochino spaesata, perché non ero certa di cosa stavo vedendo e chi fosse Mark. Forse questa cosa è stata un pochino troppo spinta, perché alla fine Mark non è una persona con dei problemi mentali, è semplicemente un
cattivo ignorantello, un po' un grande sognatore intortato da questi sogni di gloria della patria, dei soldi, della bella vita, un po' del sogno americano, però basta. La sua personalità secondo me è talmente chiusa che non riusciamo noi spettatori ad entrarci, quindi molto spesso non riusciamo a seguire i suoi pensieri, le sue motivazioni. E la cosa secondo me è un pochino un peccato, perché ok, lui fa la parte un po' dell'ingenuotto, un po' dello scemo del paese, però è uno dei comprimari, quindi secondo me era meglio un pochino più di indagine. Una delle cose che mi è piaciuta tantissimo del film è stata la musica, curata da Michael Dana, che è lo stesso che ha curato anche la colonna sonora di Ragazze Interrotte, Little Miss Sunshine e 500 giorni insieme. Tutti i film che vi consiglio di vedere. Ora io sinceramente volevo parlarvi di alcune cose che non mi hanno convinto del film, però soprattutto vi brucerei il finale, quindi se volete vedere questo film, cosa che sinceramente vi consiglio di fare, perché ha delle cose interessanti, soprattutto la parte di Steve Carell. Quindi nel caso noi ci rivediamo quando avete visto il film, oppure se volete proprio farvi del male e bruciarvi il finale, o ancora peggio andare su Wikipedia e vedere che cosa è successo a queste persone, io non sono responsabile di tutto ciò. Se siete rimasti fino a qui, o avete visto il film, oppure vi volete fare degli spoiler, o vi volete fare del male a vostro rischio e pericolo. Allora, io vi volevo parlare di alcune delle cose che non mi hanno sinceramente convinto di questo film, e prima fra tutti, secondo me, è la sceneggiatura, come questa caratterizza i personaggi. Secondo me non li caratterizza abbastanza, però soprattutto non ci permette di seguirne lo sviluppo fino all'esplosione. Per esempio, prendiamo il personaggio di Mark, che ha uno sviluppo che improvvisamente diventa un mesciato, cambia look, sembra uno degli Wham, non però George Michael, quello più sfigatello. Diventa un tossicodipendente, improvvisamente la cocaina sparisce, non è più un tossicodipendente, ritorna a quello vecchio. Così, come se nulla fosse. Durante quel periodo inoltre non si allena e ha una strana amicizia con John Dupont. Diventa quasi una metà tra un amante, padre e figlio. Allora, durante la proiezione c'è stato anche un momento, una scena che io non ho capito, che John Dupont lo chiama durante la notte e dice dobbiamo allenarci, che all'inizio siamo rimasti tutti un po' con dei rumori strani, facevamo in sala, nonostante non fossimo tantissime persone, perché non si è capito bene se era un allenamento o era una scena di sesso. Io sono rimasta molto così, ho detto oh mio Dio, ma cosa ho visto? In effetti io non sono stata l'unica, mi sono andata un po' a documentare. Praticamente in America, negli Stati Uniti, molti hanno letto questo legame tra lui e John Dupont come anche una relazione di tipo sessuale. Mark Schultz si è incazzato come una bestia, sembra quasi che gli avessero dato un insulto dicendo che avesse avuto questa relazione e quindi che non fosse etero. Oh mio Dio! Da questo si capisce che non è troppo sveglio anche nella vita reale. Nonostante Mark Schultz abbia partecipato anche nel film e compare fa una breve comparsata, si è incazzato tantissimo per questa cosa e sul suo account Facebook ha detto che non è vero, non ha mai avuto questa relazione. Ma torniamo a noi, lui praticamente ha questo cambiamento da ragazzetto un po' così fessacchiotto a tossicodipendente, poi ricambia improvvisamente quando il fratello va lì a lavorare per il team Foxcatcher. Poi ha un altro cambiamento ancora, quando lui praticamente si arrabbia tantissimo perché perde, c'è una scena in cui Channing Tatum prende a testata uno specchio e l'ha fatto veramente, era una cosa non prevista e lui si è tagliato effettivamente la testa per fare quella scena. Lui praticamente c'è questa scena in cui il fratello lo aiuta a perdere tipo 5 kg in un'ora, roba che nemmeno nelle pubblicità delle diete dimagranti riescono a fare queste cose di questo genere. E lui lì ha un altro cambiamento nei confronti di John Dupont, tanto da andarsene dalla tenuta. Ecco, tutti questi cambiamenti, il punto centrale del film è che non si sa perché avvengono. Perché succedono? Non si sa. Se nel film tu non fai vedere qualcosa o non dai almeno degli indizi allo spettatore per tentare di capire, di ricostruire cosa è successo, io non riesco a capire il lato umano di questo personaggio e anche lo semplice svolgersi dei fatti. Cioè, sembrano delle persone che agiscono tanto per. E altro problema invece è legato al personaggio di Dave. C'è una prima fase in cui dicono no, Dave non è negoziabile, non si compra con i soldi. Lui dice no perché la sua famiglia sta bene là e basta. Poi con un tiro di schioppo cambia idea e va lì nel team Foxcatcher e dopo non vuole ritornarsene più, però non viene detto perché, che ne so, vuole mettere da parte i soldi per comprare l'università ai figli, non lo so, qualcosa di questo genere non ci viene spiegato. Perché quel personaggio ha un'idea e la porta avanti? Devi darci qualche indizio. Un altro problema secondo me è John Dupont, che secondo me è la chiave intera di questo film. Da una parte abbiamo Mark, che è un boccalone, dall'altra parte c'è Dave, che è l'archetipo del bravo uomo statunitense alla John Wayne, diciamo così, e dall'altra parte ancora nel mezzo c'è John Dupont. E secondo me, da come inizialmente è stato caratterizzato da Steve Carell, poteva, sostenuto da una certa sceneggiatura, da un certo tipo di messa in scena, diventare uno di quei personaggi così viscidi che adori amare, tipo un nuovo Norman Bates.
Però purtroppo non è così. Uno dei problemi, come per tutti gli altri personaggi, è che noi non riusciamo a vedere il suo sviluppo in quanto personaggio. Rimane tale e quale dall'inizio alla fine del film. Secondo me è inconcepibile iniziare il film con un personaggio in un modo e farlo finire identico. La cosa assurda è che succedono tante cose a DuPont, lui subisce tantissimi cambiamenti, però non ci vengono espresse né fatte capire come cambiano la sua persona questi avvenimenti. Inizialmente lui ha una fase di vittoria, ovvero quando ottiene Mark, quindi ha il potere. Poi ha la fase di quando Mark si affida completamente a lui come un padre, amico, amante, boh. Poi c'è il conflitto con la madre, poi c'è il conflitto con Mark. Poi ottiene Dave e si mette contro di lui Mark. E dopo tutto ciò ha anche la perdita della madre. E secondo me tutte queste cose dovevano far vedere dalla sceneggiatura oppure dalla regia un piccolo cambiamento su di lui. Che cos'ha? Ha deliri di potere? Ha deliri di onnipotenza? Manie di persecuzione? Boh, dico qualcosa a caso. Noi però non vediamo nulla di diverso in lui. Una delle più grandi delusioni, secondo me, è proprio la scena finale, quando lui va a uccidere Dave. E manca, secondo me, una cosa fondamentale, la molla. Perché quel personaggio impazzisce? Se tu non dici perché impazzisce un determinato personaggio, secondo me gli togli tantissima potenza. Perché il pubblico adora capire il crescendo, ovvero quando vede qualcosa e vede il personaggio sempre più al limite, sempre più al limite, e dice, oh mio Dio, adesso fa questo, adesso fa quest'altro, adesso esploderà. Questo adora tantissimo il pubblico e piace a tutti perché è la parte che ci coinvolge emotivamente. Quella molla, secondo me, sarebbe stata fondamentale perché noi in quel momento del film, verso la fine, tutti tifiamo per Dave, tutti odiamo DuPont e quindi vorremmo veramente vedere, oh mio Dio, fa che non succeda, fa che non faccia del male a Dave. È molto emozionante per lo spettatore sentire questo senso di impotenza, di non poter cambiare gli eventi all'interno del film, di volerli vedere, voler vedere cosa succede, però allo stesso tempo non volerlo. Questa scena finale, secondo me, è molto debole, perché noi vediamo DuPont che guarda il documentario, tutto l'acclamano eccetera eccetera, finito il documentario lui sta lì, si annoia un po', poi chiede, beh, ma nevica oggi? Gli dicono no, allora fa, va bene, allora usciamo, va lì, pum, ammazza Dave. Il coso non si capisce, perché secondo me avrebbe avuto molto più senso se lui stesse vedendo per esempio le prove non ancora montate del documentario e avesse visto quella scena che Dave ha girato, ovvero quando il tizio che fa il documentario, che interpreta dal vero tizio che ha girato quel documentario per John DuPont, e gli dice, vabbè, ma allora è stato per te un mentore DuPont, e vede Dave che tentenna nell'ammetterlo, insomma si vede proprio che sta di una cazzata, non ci crede nemmeno lui, e quindi posso capire che quella cosa poteva essere, secondo me, una molla. Però vedendo tutta questa cosa che l'acclamava eccetera eccetera, secondo me no. Una cosa che secondo me si poteva sfruttare molto di più e era molto potente è il rapporto di John DuPont con la madre. Nella vera storia di John DuPont lui non aveva questo rapporto così ambiguo, diciamo, con la madre, e la figura paterna era presente, cosa invece totalmente assente all'interno di questo film. Questo film c'è questo rapporto madre figlio molto alla Psycho, questa madre mostruosa, detentrice del potere, e questo ragazzo, questo figlio adulto però totalmente devirilizzato. E secondo me poteva essere uno scenario perfetto per mettere in scena un complesso edipico del personaggio, questo amore e odio per la madre. Si poteva anche sfruttare, secondo me, questo desiderio di potere di DuPont, questo amore per le armi dalle forme falliche, questo signore adulto che in realtà viene totalmente sminuito da una vecchietta che non riesce nemmeno a camminare, che considera la sua passione la lotta, qualcosa non abbastanza macia e che valga meno di zero. Secondo me questo poteva creare un personaggio veramente fortissimo, un nuovo Norman Bates, perché diciamo la realtà è stata un pochino cambiata, non si parla per esempio della moglie di DuPont, e quindi poteva essere uno scenario perfetto. E soprattutto si poteva sfruttare la morte della madre, ovvero la morte del simbolico, della legge, e quindi lui poteva fare come gli pareva e quindi uccidere la gente come gli pareva. Dovevamo vedere il suo delirio di onnipotenza, secondo me, crescere, e invece non c'è stato. Magari potevamo vedere lui che guidava il carro armato, lui che sparava con una mitragliatrice. Così vedevamo un senso decrescente che arriva, che culmina con, diciamo, la legge massima che non si deve fare, ovvero uccidere un uomo. Si poteva sviluppare questo dramma facendolo diventare la madre, oppure ancora annientarla simbolicamente. Noi vediamo quando la madre muore, lui che libera i cavalli, in una scena per carità anche molto molto bella. Però secondo me si poteva lì sfruttare e far capire che lui stava diventando qualcosa sempre di più non umano, sempre di più stronzo, viscido, eccetera eccetera, facendo qualcosa di molto più
cattivo. Tipo, secondo me, se avesse bruciato le scuderie dei cavalli con i cavalli dentro, fintamente dentro per la finzione cinematografica, ovviamente, secondo me sarebbe stata una cosa molto più forte, avrebbe dato un senso al personaggio e avrebbe fatto capire, diciamo, il crescendo di quella follia e di quella cattiveria. Poteva man mano dare il messaggio tipo, ora non c'è nessun limite, io ora posso comprare tutto, la legge è morta e quindi la legge sono io. Tutto ciò che secondo me all'interno di questo film non c'è, e quindi depotenzia tantissimo il personaggio cardine, che è proprio quello di Carell. Un'altra cosa che sinceramente non mi ha convinto del tutto è la natura sessuale di DuPont. In certi momenti sembra quasi dipinto come omosessuale, in realtà nella realtà è stato sposato con una donna molto più giovane, quindi ipotizzo, o sia bisex, non lo so, non so nel dettaglio le sue abitudini o cosa piace a DuPont. Però nel film, diciamo, sembra quasi uno sguardo molto erotico sui corpi dei lottatori, sembra davvero di desiderio quando li guarda. E non il desiderio del vorrei essere anch'io così, ma tipo un desiderio erotico. Che la ricerca del contatto fisico con la squadra sinceramente non sembra con fini sportivi. Oppure durante la lotta di wrestling non sembra questo atterrare e il volere di dominio sull'altro compagno, sull'avversario, non sembra qualcosa dettato da uno sport. Ma sembra a metà tra un desiderio erotico e la ricerca di una virilità ostacolata da questa madre così castrante. E secondo me questa cosa si vede soprattutto quando la madre va a vedere gli allenamenti, dove lui fa questa specie di coach, in realtà non sa fare niente. Un'altra cosa che non mi ha convinto al 100% secondo me è la regia montaggio. È molto bella, però secondo me dovuta a questi buchi di sceneggiatura rimane un po' arranca, non so come dirvi. Come avrete visto nel film ci sono moltissimi momenti riflessivi, ovvero tempi morti, cose dove non succede niente, la camera magari è ferma, non si vede nessuna azione ben precisa. Sono dei momenti riflessivi e di tensione, però non essendo sostenuti da una certa sceneggiatura diventano dei tempi morti dove non succede niente, perché in genere in questi film si tirano fuori dei temi, delle circostanze, e quindi lo spettatore deve pensare, diciamo, a quello che è successo, a quello che ha visto, e quindi succede dopo che arriva il tempo morto, così da poterti prendere, diciamo, il tuo tempo da spettatore per pensare e riflettere a quella cosa. Secondo me sarebbero stati perfetti se fossero seguiti a dei momenti di profonda angoscia di qualche personaggio, oppure quando un personaggio faceva un passo avanti sempre più verso la follia e poi boom, metti questo tempo, diciamo, di riflessione, così la tensione aumenta ancora di più. Così da creare un certo senso di inquietudine, lo spettatore dice oddio, adesso cosa potrebbe succedere? Però in realtà, come vi ho detto, non c'è nessuno sviluppo e quindi questi tempi secondo me non servono, diciamo, a spingere su determinate parti del film. DuPont all'inizio del film è molto più inquietante e secondo me è arrivato a un certo punto dello bruci, perché l'inizio con questi tempi molto lenti, con il personaggio di DuPont sempre molto, come si dice, molto immobile nei movimenti, molto strano, molto inquietante, unito da questa musica che sembra quasi uscita da un film horror. All'inizio è inquietante, però se tu non lo fai sviluppare, lo perdi e quindi alla fin fine lo bruci. Secondo me questi tempi riflessivi sarebbero stati perfetti in alcuni film in cui c'era da riflettere su determinati temi, su determinati dialoghi, però purtroppo, non essendoci in questo film, perché non sostenuti da un certo tipo di sceneggiatura, diventano qualcosa che poteva anche essere tagliata, secondo me. Il brutto è anche che ci potevano essere tanti temi, l'uomo ricco, la competizione tra fratelli, l'essere in ombra, il complesso edipico con la madre, tanti temi potevano esserci. Però tutti che non vengono arricchiti, non vengono portati avanti nel film. Quindi per quanto ci puoi riflettere, dopo due pause, che gli dici più? Questa era la mia opinione sul film, qui sotto vi lascerò anche il documentario su Foxcatcher, che è molto inquietante perché è il vero documentario, quindi vedete i veri attori, diciamo, di questo film. Questo film, come vi ho detto, mi è piaciuto sotto molti aspetti, però su molti altri aspetti secondo me si vede la carenza. Quindi il mio voto per questo film è Rullo di tamburi 7. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo film, se l'avete visto, volete scrivermi la vostra opinione, se la pensate come me oppure no, se avete fatto dei video riguardo, delle recensioni, avete scritto, linkatemi tutto qui sotto, mi fa molto piacere. Grazie mille per aver visto tutto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!